Gilberto Simoni, Stefano Garzelli, Marco Pantani, Vincenzo Nibali, Cade Evans, Michael Rogers, Michele Scarponi. Questi corridori che ho appena nominato hanno un qualcosa in comune. Quel qualcosa in comune è nell'aver scalato la montagna più dura d'Europa. Che domani i corridori della 101ª edizione l'affronteranno per la sesta volta nella storia del Giro. Questa montagna è veramente famosa. Questa montagna ha un nome molto importante. È il Monte Zoncolan! Amici sportivi, benvenuti sul canale YouTube di Luca Malaspina. Allora ragazzi, domani, 14ª tappa. Da domani si comincerà a ragionare veramente su chi potrebbe essere il vincitore di questa 101ª edizione del Giro d'Italia. Domani, infatti, i chilometri saranno 186, con partenza a San Vito al Tagliamento e con arrivo sulla montagna più temuta dei corridori di tutto il mondo. Il Monte Zoncolan. La prima volta che il Monte Zoncolan è stato scalato fu nell'anno 2003 con vittoria di Gilberto Simoni su Stefano Garzelli, oggi opinionista Rai. Da dove inizierà la salita del Monte Zoncolan? O Zoncolan, come preferite. Inizierà da Ovaro, a circa 10 km dall'arrivo. Le caratteristiche tecniche sono da capogiro. La lunghezza di questo Gran Premio della Montagna di prima categoria, o alla francese hors catégorie, sono incredibili. Lunghezza 10 km e 100 metri. Dislivello 1203 metri. Pendenza media, e quindi se ne numeroni, pendenza media dell'11,9%, ma la pendenza massima è il 22%. Se andate a vedere bene la conformità altimetrica della tappa di domani, beh, potete capire che domani veramente si potrà decidere una fetta. Io dico un 33% del vincitore del Giro d'Italia di quest'anno. Adesso vi farò vedere in breve la tappa di domani, perché da domani inizia veramente l'inferno in terra per i corridori. Ecco qua, partenza San Vito al Tagliamento. I corridori, subito a 43 km dalla partenza, affronteranno subito un gran premio non semplicissimo, di terza categoria, un gran premio della montagna di terza categoria di Monte di Ragogna. Poi, dopo 98 km e mezzo, circa metà tappa, inizieranno la scalata verso un altro gran premio di terza categoria a Avaglio. Ancora, terzo gran premio della montagna di giornata, questa volta di seconda, a Passo d'Huron, a 142 km e mezzo dalla partenza. Non è finita qui. Prima dello Zoncolan abbiamo un quarto Gran Premio della montagna di terza categoria a Sella Valcalda Ravascelletto. Ravascletto, scusate, è un po' dura. Discesa per arrivare a Ovaro. E da qui si inizia la scalata verso il Monte Zoncolan, prima categoria, ma lo ripeto ancora una volta, alla francese, hors catégorie, oltre la categoria. E adesso vi farò vedere perché viene considerata la montagna più dura non solo d'Italia, ma anche d'Europa. Qua. Come vedete, abbiamo un dislivello micidiale. 1200 metri. Nei primi 4000 metri
Di scalata abbiamo una pendenza media che potrebbe superare addirittura il 10%. Infatti, a 4 km dalla scalata abbiamo una pendenza massima, adesso qua non si vede, ma ve lo dico io, una pendenza massima del 22%. Poco più avanti, a 6 km da Ovaro, dopo 6 km, circa 4 km dall'arrivo abbiamo un altro pezzo di pendenza abbastanza interessante e molto duro. Una pendenza di 20%, una pendenza massima del 20%. E qui veramente i corridori specialisti delle scalate possono attaccare in maniera clamorosa gli avversari. Per poi finire gli ultimi 1000 metri circa con una pendenza media dell'8,9%. Come potete capire, la pendenza di questa montagna è veramente incredibile. Chi saranno i favoriti di domani? Ce ne sono tantissimi, ma non penso che vincerà un corridore che andrà in fuga. Anzi, stavolta spero vivamente, anzi, che la tappa di domani venga vinta da un grandissimo big, quale Fabio Aru, Domenico Pozzovivo, Luis Menties, oppure la maglia rosa attuale, Simon Yates. Di sicuro, secondo me, domani non sarà vincitore al Monte Zoncolan Chris Froome. Poi altri corridori che mi vengono in mente: Esteban Chaves, Tom Dumoulin e Thibaut Pinot. Questi, secondo me, i col questo, questi corridori, secondo me, non ce la faranno. Domani gli italiani spero vivamente che potranno fare il colpaccio, perché è da troppi anni che l'Italia non vince veramente un grande giro, se escludiamo Vincenzo Nibali. Bene ragazzi, non ci resta che attendere con ansia e con trepida attesa la tappa di domani. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like. Condividete, ma la cosa più importante è iscriversi al canale per sentire la mia opinione riguardante la tappa di domani. Un saluto a tutti e buona serata. Viva il Monte Zoncolan, la montagna più dura d'Europa!